Medica, the world's largest medical trade show, is once again reporting record-breaking numbers. This year, there are 4,571 exhibitors from 62 countries. This represents an increase of approximately 3%. Meanwhile, CompaMed, an event coupled with the Medica trade show, is reporting an increase of some 8%. At this event in Dusseldorf, there are 627 exhibitors from 40 nations represented. Together, they have completely filled the fairgrounds' 19 halls in a net space of 125,000 square meters, or 1.3 million square feet. The Medica trade show in Dusseldorf is one of the 10 largest trade shows in the world across all industry sectors. Approximately 135,000 professional attendees from over 100 countries are here for 4 days. We had the chance to meet with the creator of the Ruby, Ruben Del Campo. And here's what he has to tell us about his brand new product, the Ruby. Sei l'inventore del Ruby. Allora, la prima domanda che viene in mente, come ti è venuta questa idea? È stata un'idea obbligata, era stato fatto per una mia problematica personale, perché sin da piccolo avevo la schiena che tendeva un po' a essere gobba, perché dicevano che avevo preso dal papà. Allora ho detto, ma un giorno stavo tornando da Milano e dovevo andare fino a Rimini, e mentre ero in macchina ero tutto un po' stanco, faceva caldo, ero tutto così che guidavo, e ho detto, ma se mi mettessi un qualcosa dietro la schiena? E sono sceso di macchina, ho preso dalla valigia una maglietta, l'ho arrotolata e me la sono messa lungo tutta la colonna vertebrale. E ho guidato praticamente da Bologna fino a Rimini con questa maglietta. Mi sono accorto che dava beneficio, mi permetteva di stare più aperto. È stata così, nata da così, casualmente, da un bisogno, da una necessità. E ora, quali vantaggi ci sono con gli altri cuscini, quelli normali? Allora, quando l'ho fatto, siccome era già diversi anni che lavoravo nel campo della fisioterapia e della riabilitazione, mi sono accorto che era qualcosa che mancava nel panorama degli ausili ortopedici, perché tutti gli ausili ortopedici hanno solo la sezione lombare per la parte bassa della schiena e mancava completamente questa sezione verticale, anche se molto conosciuta negli ambienti del Pilates, del Rolfing, della chiropratica, però erano sempre ausili per essere utilizzati a lettino, sul massaggio, non nella posizione seduta. Quindi ha la caratteristica che, oltre a sgravare le vertebre nella parte dorsale, quindi la parte alta, permette proprio di rimanere con i polmoni aperti, di non incassare sul diaframma, quindi non avere il peso dell'addome sul piloro, sulla bocca dello stomaco, e quindi consente anche una respirazione migliore. E ora, visto che è un cuscino rivoluzionario, sì, quali sono i riconoscimenti di questo cuscino? Allora, prima di tutto ho ottenuto un brevetto internazionale, perché io stesso ero incredulo, non credevo che fosse un prodotto che non esisteva, quindi ho fatto fare una ricerca di anteriorità. E quando ho fatto la richiesta per un brevetto di domanda industriale, me l'hanno concesso. E da lì, dopo aver avuto il brevetto, ho avuto anche un riconoscimento da un congresso di ergonomia, ho avuto la medaglia d'argento, ho avuto l'AVARS della medicina del lavoro e soprattutto l'azienda McKenzie, che è un'azienda leader a livello mondiale per i cuscini, sui quali libri io mi sono laureato, sono diventati i miei clienti, nel senso che hanno riconosciuto la validità e la innovazione del prodotto. Quindi quello è stato proprio un riconoscimento enorme. E per ultimo, in questi giorni riceverò una laurea, perché il cuscino ha proprio ottenuto una sperimentalità, cioè i dati sono diventati scientifici, sono stati resi oggettivabili, e quindi questa sarà una cosa particolare che non mi aspettavo. Adesso, quello che voi vedete oggi è il risultato di tante prove. Per essere arrivati a questo tipo di forma, a questo tipo di spessore, di dimensioni, sono state fatte tante prove. Quello che vedete adesso è l'unico cuscino che può rivendicare una sezione dorsale. È stata creata la parte lombare con un materiale elastico, in modo da poter compensare perfettamente la lordosi della schiena.
mentre invece la sezione verticale è fatta in memory, cioè un materiale che è in grado di adattarsi alla colonna vertebrale, in modo che sia che vi si poggi un paziente di 60 kg o uno di 100 kg, si crea perfettamente proprio una loggia, cioè un materiale performante. E questo è importante perché consente anche di lavorare su quei problemi, su problematiche come discopatie, sciatalgie, bulging, che sono quindi in grado di soddisfare tutte quelle che sono le diverse forme, perché ogni persona ha una sua forma di schiena. E questo è stato una cosa importante, che ci si è arrivati solo in questi ultimi 2 anni, perché i primi tempi si usava solo un materiale elastico che non riusciva ad andare a soddisfare le esigenze di tutti. In più c'è una versione che qua non abbiamo, molto più grande, che è per le persone più alte di 1,90 m, da 1,90 m a 2,10 m. For more information, visit our brand new website www.boutiquejudo.be.